Ciao, sono Pietro Paolanella, architetto, ho 20 anni di esperienza sulle spalle come libero professionista e mi sono sempre occupato di ecologia, bioarchitettura, mi sono sempre occupato degli aspetti sociali, di trasformazione della città e ho avuto sempre questa passione di vedere il futuro nel 20 anni fa era l'Europa, l'ecologia, la sostenibilità e in questi 20 anni ho lavorato con la pubblica amministrazione, con le società della pubblica amministrazione che erogavano servizi come acqua, luce, che erano i miei punti di riferimento, erano punti di riferimento che aperti, disponibili. Ti stiamo ascoltando non come libero professionista, ma bensì come cittadino che come architetto, come libero professionista, era vicino alle esigenze, ai desideri della città e dei cittadini. Funzione, che possiamo dire, del libero professionista 20 anni fa, mi ha permesso di lavorare, fare delle cose sperimentali, fare anche dei bei lavori, dei parchi con gestione del ciclo delle acque integrato, con un'amministrazione sensibile, e anche con una società di servizi che era aperta, come quella che distribuiva l'acqua, con cui ho fatto delle sperimentazioni. E questo è cominciato a cambiare questo rapporto di fiducia, di apertura, intorno agli anni 2000, cioè quando si è sentita i primi avvisaglie che le società di servizio non dovevano essere più a supporto del servizio ai cittadini, ma bensì erano diventate società per azioni. Il fatto di diventare società per azioni, il cambiamento è stato grande. La disponibilità che avevano prima, ma anche personalmente, i vecchi dirigenti, sostituiti dai più giovani, un po' più efficienti, questa disponibilità è mancata. Sono diventate strutture più rigide che dovevano tener conto essenzialmente del fatturato. Alla fine dell'anno devo dare conto agli azionisti e quella è stata diventata la prima preoccupazione un po' di tutti, l'amministrazione pubblica nel risparmiare, le società perché avevano problemi con gli azionisti, anche le università piano piano non sono state più capaci a vedere le esigenze della trasformazione della città. E hanno perso quella capacità di innovazione che prima avevano. E qui c'è il cambiamento forte della privatizzazione, del libero mercato, che ha irrigidito tutto il mercato. Non ha permesso più di avere quel rapporto con i liberi professionisti che permettevano a loro di innovarsi e nel momento in cui si innovano trovare lavoro in questa innovazione. E questo siamo intorno a metà degli anni 2000 e qui già ebbi un po' l'intuizione di aprire Officio Libetta. Officio Libetta è un co-working, ma anche uno spazio di sperimentazione. Cioè, se l'amministrazione, le società non ti danno più accoglienza, non hanno più il tuo porto dove tu la tua sperimentazione per innovazione aveva accoglienza, vabbè, ho detto navigo in libere acque, ma a questo punto mi costruisco Officio Libetta come una nave. Questa nave però che era sede della sperimentazione a un certo punto ha trovato le acque del tempestose della crisi, nel senso che da una parte la privatizzazione, il mercato che si rigidiva con norme sempre più stringenti a livello di
bandi europei, dove ti schiacciavano, o sei una grossa società oppure non potevi reggere nel mercato. A un certo punto la crisi ci ha spinto come libero professionista, perlomeno per me come libero professionista, a intraprendere una sorta di maggiore innovazione. E qui Ufficio Libetta si è ritenuta ancora adesso una fonte di supporto, un momento di salvataggio, una piccola scialuppa di salvataggio. Perché? Perché questo luogo che vedete è ancora sede di sperimentazione, innovazione, come la progettazione collaborativa, come il co-design, adesso Ufficio Libetta è un co-working, e queste modalità della progettazione collaborativa sono quello che in questo momento più necessitano a far funzionare meglio la città. Cioè la trasformazione della città ha necessità di questo tipo di innovazione, di nuove economie, di nuove modalità di gestione della città. Però che succede? Che questa struttura che ci ritroviamo, portarla alla privatizzazione, che ha rigenerato tutto quanto, fa difficoltà ancora adesso ad accogliere le nuove sperimentazioni. Perciò come libero professionista è molto difficile, cerchiamo di offrire alla città, alla trasformazione, delle soluzioni che sono anche lavoro, che anche questo anche nuovo lavoro, ma veramente è molto difficile.